potere robotico stasera abbiamo un prodotto della Sentinel, Ken dei Gatchaman, ovvero il leader della squadra G. Partiamo sempre dal fatto che identico comunque il concetto di base è identico ai suoi cugini Polimaro, un po' Tamaro E chi e asciano? Chiasciano, Posso marro? un po' Beh, ma è un po' triste Un po' triste, sì. Chiasciano, è un po' Tristanno. Sì. Tristanno, si Si può, può dire. boh, non credo, ma tanto ormai ne abbiamo già Ma dette chi se ne frega. troppe. E quindi una più una meno. Comunque io sono un po' incazzato, Con chi? ma con il nostro pubblico. Ancora. Sì, perché Strano che ogni tanto devi dire ma delle cagate, cioè devi dire, ah, sono non si incazzato. scrivono, si scrivono, Ma il non. nostro pubblico si è già Ma iscritto. sì, ma devono di più. Io Ah. molto di più, invece c'è niente da fare. Poi adesso usiamo anche questa recensione che non andrà particolarmente bene perché questi prodotti Vengono cagati della poco. Sentinel, della Tatsunoko vengono cagati alquanto poco. D'altro canto, non sono proprio robottoni. No, 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 no. È chiaro che hanno una parvenza di robottame dal punto di vista della struttura modellistica, quindi c'è un po' di metallo. Non sono vere e proprie action figure in plastica, ma hanno anche della zama e quindi li nobilitano dal punto di vista modellistico e accedono un po' di più al discorso dei. Arcedono. Si coniugano meglio Alle al cagate che robottone. facciamo noi, Sì, insomma. esatto, per farla un po' breve. E qui abbiamo Ken, che comunque voi sapete che io i Gatchaman comunque insomma li godo. Ah. E quindi ero indeciso se acquistare o non acquistare questo prodotto qui della Sentinel, e poi vabbè, niente. Ti trovi due soldi sulla carta di credito, vedi l'offerta che dici Che invece di questo. comprare telecamere nuove così prendiamo i robottoni, no? Esatto. E teniamo la telecamera di merda che abbiamo. Tanto per rispondere a tutti, cioè, se dovete scrivere altre cose sulla telecamera, per il momento c'è niente da. C'è niente da fare. In sei sensi se ne sta andando perché sta andando ad aprire l'avvocato che naturalmente in ritardo arriva or ora, insomma. Arriva sempre un po' in ritardo, ma tutto sommato, come tutti gli avvocati arrivano dopo. Ma senti che casino. È online. Naturalmente, come tutti gli avvocati, arriva Vabbè, ma uno dopo. se non si fa attendere. Se non si fa attendere, Ma che no, ce ma vuoi io voglio sapere, fare? scusate, ma la porta puttana è aperta? Ma non lo so No, che. dove? Ma che c'è la luce là dietro, non hai Ma visto? dove c'era la discoteca? Ma Magnano non mi ha detto niente, una volta mi ha fatto Hanno uno aperto, c'è adesso scherzone. dietro dove hai mandato tu il curriculum, quella Ma adesso a azienda. parte parlerà dei caffè nostri, sarebbe Vabbè. anche ora di chiudere la Beh, qua dove recensione c'è la Coppola. discoteca comunque, qua Sì, nella non Ria. so, c'è accesa la luce. Ah no, ma c'era mica passati che c'era, cosa c'era? L'albero, no, quella insegna. Beh, dopo ne Boh, vabbè, parliamo. dopo Ma ne secondo me non parliamo. è mica nome quello carino, Ma secondo poi che me. puttanaio ci fanno, che piccolissimo. Porca miseria. Ma te l'ho detto, poi c'è un agricolo lì che è il suo. Non va mica. No, non lo No, fanno mica di. è Non. triste, triste, Ma non è niente. triste, che dopo ci lascia tutti i soldi, così. Chi? L'agricolo. Ah, beh, Ah, ma ma se è anche suo? noi. No. No, è suo il locale, mica la Ah gestione. no, beh certo, no no, certo, no no. Ma dopo lui entra a macca, Figa, se lui lo va, vogliono figa. pagare Sì, ma poi il l'affitto. resto? Amen. Vabbè, il resto dopo qualcosa lo può pagare, però Ma vabbè. vabbè, torniamo alle Torniamo cose noi. non serie. Perché quella che Esatto, sta quella era parlando. una cosa È seria, perché abbastanza serio, visto qua sto praticamente a lampione 100 metri. che. Sto lampione che girava. Ma firma, il lampione che girava. C'è un Ah, l'hai visto lampione, là? allora l'ho visto qui davanti, adesso ho parcheggiato e ho Ah, visto no, ma sto ho visto anch'io lampione. l'impione che girava. Ordine, Ah, ordine, scusate, ordine, dopo. Vabbè, ordine. comunque. Non, no, perché qua dopo ci denunciano davvero per demenza.
Avvocato, dica, è possibile denunciare? Certo, beh, certo, per demenza. Per demenza. Ma per denunciare, denunciare per qualsiasi cosa. Ma ormai per, siamo arrivati a punti. Palese demenza. Sì, ormai siamo arrivati a punti che si denuncia per qualsiasi stronzata. Insomma, vediamo un attimo. Allora, vediamo anche queste articolazioni. È più stagno rispetto ai suoi cugini. Nelle caviglie? Sì, le caviglie sono un po' più dure, un po' più... Il mantellino cos'è? Una specie di... È una bella cagata. Una bella merdata, perché... Ma perché ci stavo dando un'occhiata e mi sembrava una cagata anche a me, però... Sembra... I vecchi mantelli che usavano per i primi meat cloth. Ah, sì, sì, le veline. Questo che roba qui si sfaggiù se tu lo lasci con il contatto con la plastica. Questa roba qui sarebbe da tirar via, perché sennò nel giro di poco tempo non c'è più. La mia sensazione. Detto questo, si può proprio cagare questo mantello. Questo mantellino. Mentre il design, ma sì, vabbè, è sempre quello, non... cambia poco. Adesso più che altro ci sarà da pensare cosa farà. Dopo questo fanno Joel Condor, perché usiamo ancora. E va bene. Dopo di quello sembra che faranno Mute King. Aspetta, è Mute King quello? Era quello con i roller, con i pattini, non quelle... Ah, sei un pezzo di robottino mongoloide? No, non so se era un android, ma secondo me era più simile, tipo, che ne so, a Yatto Dataman. Ho capito. Secondo me non era un robottino, penso, perché io Mute King non me lo ricordo. E poi dopo magari chissà, un giorno faranno anche Miss Dronio, ma utilizzando questa base qua, perché Tonzul e Boiacchi... No, sono diversi. Poi magari potrebbero fare Ganchan e Aichan, quelli di Yattaman, anche Yatto Dataman, però vabbè, vedremo se li faranno. Sì, vedremo se li prenderai. Ecco, bravissimo. Soprattutto. Bravissimo. È un conto se li fanno, un conto se si prendono. Ma questa è una parola saggia, sì. Perché io comunque Joel Condor non l'ho poi notato. Questo che mi ci sono imbattuto dentro, il leader dei Guts, me li godo. Era lì. Perché non prenderlo? Te l'appoggio. Appoggiato. Te l'appoggio. E vabbè, vi faccio vedere anche il particolarino che anche lui ha il LED. Adesso lo accendiamo. Ribalti sulla velina. Di merda. Di merda. Accendiamo sta cosa, così vi fa anche da bajour. Esatto. Più che da bajour, sai, le luci notturne per bambini. Esatto. Sì. Vi dà un po' di sicurezza. Sì, nella... sì. Beh, uno dice, figo, no? È impossibile che mi entra un rumeno in casa. Questo coso. Sono forte. O un ladro, ecco. Un ladro. Non dobbiamo avercela contro la razza rumena. No, volevo dire ladro. Perché avercela? Come se dicessero a noi mafiosi. Vabbè. O pizza, spaghetti, mandolino. Vabbè. Lo sappiamo. Lo sappiamo. O Berlusconi puttaniere. Vabbè. Beh, quello è vero. Poi al suo stand del cazzo. Stand del cazzo. Anche quello del cazzo. Non è di plastica? Beh, direi che è plasticone. Beh, dunque, allora, metallo nelle gambe. Vai, plastica. Nel pacco? C'è un pacco molto pronunciato, un po' abbondante, abbondante. Secondo me c'è una bella bicchia. Questo... Insomma, beh, anche sì, effettivamente anche la mutanda è in... tocchi. Se lei gli sembra in no, la mutanda è in metallo. È il culo, Beh, la mutanda è il culo. Tocco i piedi, se gli devo toccare la mutanda. No, perché i piedi cosa sono in metallo? Sì. Vabbè, il culo è stagno. È stagno. No, è il bacino che è in metallo, comunque. Va bene. Ok, tutto il resto è plasticone. E la zucca si è plasticona. Allora, sì, quante cagate. Perché devo dire anche l'effettiva inutilità di questo display stand, che ti fa sempre... Me lo sposti un po' qua, arrivare alla massima sporgenza la nostra figura del cacchio, quindi questo non va bene. Come cioè, vorresti più in mezzo? Sì, soprattutto esatto, perché adesso io come lo gestisco sto Non c'è le istruzioni, no, il gestino lo puoi gestire, questo display stand di merda, proprio, perché una merda, fatto peggio non lo potevano fare. Fa schifo,
No, no, a me piace. No, ma fa schifo lo stand. Sì, lo stand che... ma più che fa schifo, che non c'è spiegato. Beh, vabbè, ci sono due fogli. Fa schifo. È mal disposto, perché fallo più corto quel... quel traliccio lì. Esatto. Ma che, così magari sembra che sia in volo, che un calcio volante, lo metti a mo' di calcio volante. Che cavolo stai dicendo, Willis? No. Stai dicendo una cazzata, infatti. Perché se lo devi tenere in piedi normalmente, allora senza display stand. Ah, beh, okay. Invece li vuoi delle mosse. No, ma hai ragione, però questo secondo, diciamo, snodo è per me troppo lungo, perché vedi che te lo porta proprio, te lo appoggia proprio quasi al limite. Al limite. Che senso ha? Fallo stare al centro del display stand, non al bordo. Vabbè. Comunque più o meno adesso ci siamo saltati fuori. Sì, sì, sì. Che tra l'altro poi a farlo stare in volo non so neanche se ne abbia la vera forza questo, questo bagaglio qua, cioè potrebbe essere molle, secondo me sì, è un po' begamolla, un po' begamolla, vabbè, allora lui ce la bega dura, si chiama Tony Begazzo, sì. Beh, vedi, beh, è un uccello, sono un uccello, è leader degli uccelli, ascolta, sì. Niente, vediamo anche un po' se vuoi inquadrare il viso anche nel, per far vedere la... Si vede qualcosa qua? C'è un faccione triste, c'è un faccione triste. Ma sai, come tutti i personaggi della Tatsunoko, non è che poi sprizzavano ilarità da tutti i pori. A parte Polimar che era un po' ironico, un po'... Vabbè, anche le serie... di Time Bokan erano però alquanto ironiche. Beh, abbastanza. Erano il loro... ho detto una cagata. Sì, sì. Ma beh, fra le tante. Sì, si dicono, non è più né meno, non è un problema. Bisogna avere l'umiltà comunque di riconoscerle. Sì. E comunque sia, ripeto, qua non vi scrivete. Beh, insomma, fate vabbè, un po'... Cioè, fate un po' quello... Almeno. Facciamo un pagellone o deve dire altro? Vogliamo fare un pesone. Ah, un pesone, sì, è vero, mi dimentico sempre il pesone. Sì, pensa, il peso, pesone, anche perché abbiamo sta roba. Uccellone. No, parte uccellone. Chissà senza... Adesso proviamo a darci una pesata. Allora, lui pesa? 154 grammi. E senza uccellone? Ma, boh! Vediamo la verità. Niente. Niente, no, a parte quello non lo so, ma che sto pensando cosa pesavano gli altri. Ah, boh. Bisogna andare a vedere le vecchie recensioni. Dovete andare a vedere le vecchie recensioni, guardarle. E vi confrontate se lui ha più o meno metallo rispetto agli altri, alle precedenti uscite. Così vedete anche gli altri faccioni. Da Polimar a Kiashan. Esatto. Hai visto che stasera non c'è mica tradito la bilancia? No, si è accesa. Vogliamo fare allora sto pagellone? Facciamo un pagellone. Volante, dato che è un uccello. Volante. Vacca bestia. Che ilarità. Sprizza da tutti i pori. Siamo proprio tremendi. Secondo me sì. Allora, impatto estetico. Beh, a me piace, poi si sa. Sei un fan. Sì, sono un fan. Bisognerebbe avere anche gli altri due posizionati qua e vedere se è meglio. Beh, vabbè, dopo va a gusti, è un po' perché sono compagni. Sì, sì, uguali. sì. Beh, qui c'è il mantello di merda. È vero. C'è proprio il mantello di merda. Tornando. 8,5. La Madonna. Si butta fuori. Si butta fuori. Sì. Materiali. Sì, però bisogna vedere, perché tanto sarà più o meno come quelli vecchi, no? No, beh, è tutto a caso. Sì, quindi probabilmente negli altri c'è da torto. Sì, esatto. Il pagellone a capocchia, questo, il famoso pagellone. A seconda anche del mio umore. A sentimento. Sì. Poi? Verniciatura. Sarà buona, dai. È buona, sì. E poi c'è anche questo effetto opaco che mi garba. Poi, vabbè, volevo farvi notare. Pif! Il particolarino anche di questo, diciamo... Cos'è, una specie di braccialetto? Un braccialetto, bravo, non mi veniva il termine. Tanto... Che nel cartone animato cosa serviva? Non lo so. Era figo. Esatto, però era figo. Fare vedere che è trendy. Ma che è figo? Verniciatura, cosa copia?
Chi? Cosa? Lei perché è figo? Ah, beh, no, no. Sì, lo stavo copiando. Dobbiamo trovare un nostro marchio, delle nostre stronzate. Sì. Vernice tu, 8,5 comunque. Accessori. Accessori, beh, non c'è un cazzo. Un bel 4 o 3. Beh, no, c'è questo accessorio qui. Ah, sì, è vero. Cioè, l'abbiamo fatto vedere il suo... beh sì, ha un uccello. Essendo un uccello. E qualche zampa qua dentro alla scatola. Aspetta, che non riesco a inquadrare. Lui lo tirava nei denti ai suoi nemici, questo bagaglio. Sì, le gengive, veniva usato come boomerang. Sì. Come... Comunque, 4. Poi dopo c'è... Beh, ci sarà la confezione la posabilità. La posabilità. Beh, quella dovrebbe essere alta. Beh, sì, direi di sì. E poi, tra l'altro, in questo qui le caviglie sono anche stagne, quindi sostiene anche posizioni un po' più articolate. Quindi gli diamo un 8,5 alla posabilità, tutti i vari punti di snodo. Lei vedo che comunque... Lei scrive sempre le sue zoccole. E soprattutto il cellulare non lo cambiamo. No, ci siamo. Ci siamo, quasi siamo. Faccia vedere. No, no. Se hai il coraggio, faccia vedere. Perché i miei root vogliono vedere. Sì, faccia vedere il coraggio. Questo è il mio root. Cioè, guardate che cellulare che ha. Una settimana di batteria l'hai ruda, grande. Confessione. Votate un mi piace il mio cellulare, per cortesia. Quella che aveva Big G una volta. Sì. Fuori. No, però è vero, ce l'aveva così. Qua, piuttosto per no no vabbè per essere contrario, cioè, 9 cioè, secondo te quel bagaglio parlava. Aspetta che te lo giro, cioè 9 questo bagaglio, 9 non ho mai una credibilità della Madonna. Piuttosto che darti ragione poi trasformazione non c'è. Ah, ecco cos'è che non mi trovava. Ma infatti era lì che chi è quella T lì? Trasformazione non c'è. Ma che bestia. Possibilità. Rapporto qualità prezzo. Qua adesso c'è la nel momento del rapporto qualità prezzo lei se in sé diventa boom. Cioè, è il momento. Beh, diciamo che queste figure... È il momento riflessivo. Queste figure, comunque sia, non hanno proprio, come ritorno a dire, un prezzo particolarmente popolare. Mm. Quindi non è, è un 7 stiracchiato. Tutto lì. Poi, il giudizio finale. Se, voglio dire, se siete qua, vi piacciono, e se avete già preso le altre due, allora lo prendete. E siete dei recidivi come me, e vi piace continuare a comprare tutto quello che vi passa per mano, o comunque non darvi mai un ritegno, è da prendere. Tutti gli altri stateci lontano. E va bene, comunque, giudizio finale, comunque, per il Sensei, in ogni caso da 7,5. Perfetto. Possiamo tornare a parlare di quell'argomento. Quindi adesso andiamo a Cutani, perché ormai adesso ce l'abbiamo adesso qua. Ce l'abbiamo qua, bisogna capire un attimo. Adesso bisogna capire. Andiamo a capire noi.